Bene, fratelli, senza inverno non c'è primavera e non c'è estate. Senza l'inverno non ci sono germogli, è la natura, è il piano e il disegno di Dio. Senza la terra, nella quale il seme penetra, scende, si dissolve, muore, non c'è frutto. Invece il Signore, ricco di grano, non cade in terra e muore. Rimane solo. Ecco, non mi piace l'inverno perché non mi piace morire, perché non mi piace perdere la vita, perché non mi piace accogliere la storia così come Dio la porta e la conduce. Non mi piace l'inverno perché è come una bocca spalancata davanti ai miei progetti, pronta a fagocitarli, a dissolverli, a cambiarli. L'inverno, invece, è necessario. L'inverno è la stagione fondamentale. Nazareth è stata fondamentale per Gesù. 30 anni a Nazareth, un paesino 4 case, non sa neanche sulla carta geografica. La inutilità più totale, la irrilevanza più totale. Proprio quel, c'è un pezzo di terra dove Gesù, il figlio di Dio, si è nascosto, si è dissolto. È stato l'utero e le viscere dove Gesù è stato generato e dove è stato allevato per compiere la sua missione, per compiere la missione di salvezza, per compiere la missione impressionante. Senza Nazareth, senza i 30 anni di Nazareth, nel nascondimento, nella totale irrilevanza, sconosciuto a tutti, lì non c'è scritto niente di quei 30 anni, niente. Qualcosa sulla nascita, qualcosa ai 12 anni, poi cresceva in sapienza e grazia, basta. 30 anni, Gesù, figlio di Dio, Dio stesso, 30 anni a Nazareth, niente. 30 anni d'inverno, inverno totale, la terra, poi la neve, poi il freddo, le foglie secche, tutto, fondamentale, importantissimo. Senza di quello Gesù non avrebbe dato la sua vita. L'uomo Gesù non avrebbe potuto accogliere l'ispirazione, la spinta di Dio, cioè lo Spirito Santo. Gesù era libero, non era obbligato, Gesù era libero. Gesù è stato l'uomo perfetto perché è stato l'uomo perfettamente libero, che nella sua libertà è stato perfettamente uomo, accogliendo nel Getsemani ciò che lo Spirito Santo, ciò che la sua parte divina, la sua natura divina lo invitava e lo spingeva a fare. Ma il Getsemani è stato possibile perché? Perché è stato a Nazareth. Quel pezzo di terra oscuro, quell'inverno oscuro, dove Gesù stava per entrare, dove si è inchinato, inginocchiato, dice, con forti grida e lacrime, con un sudore che diventava sangue, questa angoscia, questa giornata uggiosa, fredda, d'inverno, che stava ingoiando Gesù, questa soglia della passione della croce del sepolcro, non sarebbe stata possibile senza i 30 anni a Nazareth. Lo dico così chiaramente, come non è possibile vedere germogli su un albero se prima l'inverno non ha fatto marcire sottoterra il seme che si è a poco fatto strada in mezzo al buio, in mezzo alla terra, ogni istante, ogni giorno più forte, fino a bucare la terra, fino a vedere la luce, la risurrezione e crescere forte come un albero, verso il cielo, innalzandosi verso il cielo dove c'è la vita, dove prende la vita una volta risorto, una volta uscito alla luce. Il mondo sta aspettando di vedere i germogli, i primogeniti, e la parola greca mietitura è legata alla parola estate, mietitura, terismo, è collegato a teros, estate. Nella scrittura l'avvento del Messia, l'avvento del Signore è descritto proprio come una mietitura. Per questo tutto ciò che prepara l'estate è fondamentale. Inverno e primavera sono legati indissolubilmente. Bisogna entrare nell'inverno, bisogna entrare nella terra, bisogna entrare nella storia, bisogna entrare nei fatti che distruggono l'uomo vecchio, che dissolvono il seme, che provocano ciò di cui è rivestito il seme, che proprio si dissolvano, che diventino un tutt'uno con quella terra, perché quello che c'è dentro, la vita che è invisibile agli occhi, che non puoi percepire, quello che è vitale, quello che è potentemente vitale, tutto il potere di crescere e di diventare un albero impressionante, pieno di frutti buonissimi. Ecco, quel processo che si fa su quella sottoterra è fondamentale, è l'inverno. E dice il Cantico dei Cantici, l'inverno è passato, coraggio, è lo sposo che arriva, guarda, il figlio ha messo poi i primi frutti, proprio come dice il Vangelo di oggi, come dice oggi il Signore, ma dice l'inverno è passato. Cioè il mondo ha bisogno di vedere persone che sono passate attraverso la grande tribolazione, persone che sono entrate nell'inverno, e nell'inverno hanno già vissuto le primizie della vita eterna. Cioè nell'inverno loro sono stati come deposti nella morte, nella certezza che quel passaggio è lo stesso passaggio della parola di Dio, la parola di Dio fatto carne. Tutto passa, le mie parole non passeranno in eterno. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Vuol dire che tutto passa, che tutto è transitorio, che nella nostra vita nulla è stabile. Questo è quello che noi odiamo e non sopportiamo e che il mondo non può accettare, perché la transitorietà, la precarietà, che è immagine della vita dei progenitori di Adamo ed Eva prima del peccato, la totale precarietà, perché Dio in tutto provvedeva, era Dio l'autore della vita.
vita, sei l'autore della storia. Loro erano amministratori dei beni di Dio, per questo soltanto amministrare, cioè vivere istante dopo istante delle sue parole, del suo amore, della sua provvidenza, della sua tenerezza. Il peccato ha distrutto tutto questo, perché il peccato e l'orgoglio era impossibile vivere la precarietà. Cioè il fatto che il cielo e la terra passano, il fatto che passi la tua vita, che diventi anziano, che non ce la fai più a camminare, che non ti ricordi le cose, il fatto che le cose non sono, ogni giorno sono diverse, che sta passando tutto. Questa Pasqua che sta iscritta nella storia, che sta iscritta nella biologia, che sta iscritta in ogni vita, in ogni storia, in ogni situazione, questa Pasqua a noi ci annichilisce. Uomini ricchi, uomini borghesi, uomini che vogliono il sofà e il caminetto, uomini che vogliono rintanarsi come una tartaruga dentro al suo guscio, come gli animali dentro la loro tana, uomini che sono ripiegati in un'adorazione totale e completa del proprio io. Dio ha creato tutto per esistenza e in tutto c'è bontà, bellezza. Allora Cristo è entrato in questo passare tra cielo e terra, a passare tutte le cose che ci sfuggono di mano, per cui dobbiamo difenderle. Dice, chi difende la propria vita la perde. Cristo è entrato in questa dinamica e ha perduto la vita per ritrovarla. Cioè, perdendo la sua vita, ha santificato, ha benedetto, ha colmato di senso, di compimento, proprio quello che è il perdere la vita di tutte le persone. Cioè, riscattare le conseguenze del peccato, il sudore sulla fronte e il parto con dolore, che sono due immagini, no, dell'uomo, del maschio, la femmina, cioè le conseguenze dei peccati. Gesù Cristo ha riempito di senso e orientato al destino eterno ciò che senza di lui sarebbe passato nell'inutilità. Per questo è stato 30 anni a Nazareth, perché è dovuto entrare nella inutilità, nella insignificanza, si è dovuto abituare, crescere, fortificarsi in ciò che gli uomini aborriscono, in ciò che gli uomini non sopportano. Stare a Nazareth, stare nell'inverno, stare sottoterra, perdere la vita come una donna che non sopporta stare a casa, perché perdere la vita in quelle quattro mura è insopportabile, soffocante. Se io mi sposo pensando che già stare a casa offrendo la mia vita per amore a mio marito e ai figli che Dio mi vorrà dare è come una condanna frustrante, significa essere ancora completamente legati alla carne, avere terrore dell'inverno, avere terrore di Nazareth, avere terrore della insignificanza, avere terrore di amare, essere incapace di perdere la vita. Per questo quello cova dentro un adulterio, come un uomo che non sopporta perdere la vita al lavoro, un lavoro rutinario, un lavoro dove magari il capo ti fa mobbing, ti insulta, dove gli altri cercano di farti le scarpe, ogni giorno, alla cerca di gratificarsi, cerca e spera gratificazione sul lavoro, oppure forse con gli amici, con le evasioni, perché tutto questo è impossibile all'uomo vecchio, entrare nell'inverno che è servire sottomessa tuo marito. Stare un passo indietro a lui, di fronte ai figli, è impossibile perdere la vita per tua moglie costantemente, rispettandola nei suoi tempi, nelle sue difficoltà, anche sessuali, rispettando i suoi momenti. Suo marito perde la sua vita per sua moglie 28 su 24, rinunciando a evadere con gli amici, la partita di calcetto, perché io devo avere il mio spazio durante la settimana, sai, queste 2-3 ore non me le deve togliere nessuno, se no scoppio. Scoppi? Ma sei nato per scoppiare, sei questo nato per scoppiare. Sono stato inviato qui in missione. Per scoppiare qua in Giappone, se no che prete sono, che difendo la mia vita, allora la perderò completamente. Anche quello penso di avere, invece no, perché tutto passa, ma la parola di Dio non passa, cioè Cristo, che è la parola di Dio, queste parole non passeranno perché tutte si compiranno, tutte sono compiute in Lui, la vita si compie in Lui, Lui ha vinto la morte, Lui ha aperto un cammino dentro all'inverno, dentro alla terra, per spuntare nella primavera. Il mondo aspetta una moglie che passa attraverso questo inverno, attraverso la morte, attraverso ciò che nessuno sopporta, stare lì, pulire, pensare cosa cucinare di nuovo, stirare, pulire dietro la tazza del gabinetto, dove nessuno vedrà mai, ma quello è un atto d'amore, perché entrare dentro un bagno dove c'è una tazza pulita, lucente, che profuma, entrare in una stanza dove non c'è polvere, dove si vede che una donna ha perduto la sua vita, ha perduto il suo tempo, quello è l'amore, a quell'inverno, quella solitudine della donna lì, pulendo casa, e mentre potrebbe fare moltissime cose di utili nella società, o prendere i soldi per indipendenza, gratificazione e altre cose, perché insomma vabbè, la casa una volta che dà una spazzata è un principio profondo, è l'incapacità che tutti noi abbiamo di perdere la vita, ma quello si respira, si vede, una casa che non è curata, c'è una superficialità, ci sono donne che sono chiamate da Dio a perdere la propria vita anche al lavoro perché magari il marito sta male, allora Dio gli moltiplica le grazie, ma quella donna non cercherà la sua vita nel lavoro, perderà la sua vita nel lavoro,
perché in quel momento contingente è necessario e Dio ha mostrato quello. Ma sto parlando di uno spirito. Lo Spirito Santo oppure il cosiddetto spirito libero. Lo spirito libero tanto esaltato dalla cultura moderna, che significa autoreferenzialità, autodeterminazione, così come un marito che vive indipendentemente dalla moglie. Il punto alla fine non è nemmeno lavorare o non lavorare. Il punto è amare o non amare. A che cosa sono chiamato? Ad essere una sposa e madre cristiana? Uno sposo e un padre cristiano? Allora tutto passa. Anche se fossi la testa più intelligente di questa terra, la scienza gonfia, la carità edifica. Se vivo nella parola che non passa, potrò anche ritenere spazzatura la mia super intelligenza e servire nel nascondimento e spesso nell'insignificanza, senza nemmeno la gratitudine, mio marito e i miei figli, o mia moglie e i miei figli. Così la mia parrocchia, così il posto di missione, così per ogni chiamata con la quale Dio ci ha raggiunto e ci ha coinvolto nella sua Pasqua. Oggi il Signore ci chiama ad entrare nell'inverno, a lasciarci portare dove Lui ci sta conducendo, ad entrare a Nazareth, a imparare ad amare. Attraverso la parola che ci predica la Chiesa, che illumina le nostre sofferenze, le nostre notti, i nostri inverni, le frustrazioni, le malattie, i problemi, come il passaggio necessario all'estate. La Pasqua che si deve compiere in noi perché si compie in noi la missione che ci ha affidato il Signore. Perché il mondo ha bisogno di avere la speranza che esiste l'estate, perché sono germogli, ancora verdi forse, ma germogli di vita nuova che ha bucato la terra, la corteccia, che sono passati attraverso l'inverno e non sono rimasti lì, anzi, morendo nell'inverno, non sono rimasti soli. Sono risorti e stanno dando frutto, il frutto che Cristo ha dato. Dopo la tomba, la sua risurrezione, che è garanzia del perdono dei peccati e della vita nuova nella quale tutti noi possiamo camminare.